Il nuovo FMAX è arrivato sul mercato. Andiamo a conoscere i primi concessionari di FTrax Italia e le opinioni degli autotrasportatori che lo vedono per la prima volta. VLF Trax nasce da una sfida. La volontà di inserirsi in un nuovo progetto, nuovo per Ford in Italia e nuovo per noi sul territorio. Un territorio che riteniamo importante perché dal punto di vista logistico si trova all'incrocio di due autostrade in un territorio fortemente sviluppato per i trasporti e la logistica. Il riscontro l'abbiamo vista anche nell'enorme richiesta di test, delle possibilità di test che noi offriamo con 3 veicoli dedicati a questo e con un calendario che velocemente si è riempito per ben 3 mesi su tutti e 3 i camion. Il rapporto nostro verso l'importatore, quindi verso FTrax, direi che è ottimo. Noi siamo un team giovane, con esperienze e background alle spalle, ma giovane anagraficamente. FordTrax Italia nasce a novembre dello scorso anno, quando formalmente FordTrax International ci conferisce il mandato, e il mandato lo conferisce a 3 grossissimi gruppi nel mondo dell'autotrasporto, dell'automotive in generale, che sono il gruppo Maurelli, la V-Rent, società di noleggio, e il gruppo trasporti pesanti, gruppo Storti. Andiamo adesso a conoscere gli altri concessionari che hanno aderito al programma di FTrax Italia, partendo da Lodo Truck in provincia di Lecco, dove abbiamo intervistato Luca Pellizzoli. Lodo Truck, già presente da diversi anni sul territorio, è stata contattata tra le prime concessionarie in Italia per lo sviluppo del nuovo marchio Ford con trattore FMAX. Rappresentiamo il marchio Ford sul territorio di Bergamo, per le province di Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Lecco e Como, come concessionaria e come officine autorizzate. Proporre un marchio nuovo non è stato semplice, però c'è molta curiosità. Abbiamo anche fatto qualche contratto, una decina di contratti siamo riusciti già a farli. C'è molta curiosità, per alcuni clienti c'è anche un buon ricordo del vecchio Transcontinental e ora ci sarà un buon lavoro da fare commerciale, visitare il più possibile i clienti. Abbiamo iniziato anche le prove con dei veicoli targati, abbiamo già ottimi risultati anche in merito a consumi, abbiamo ottimi feedback. Continuiamo il nostro viaggio ancor più verso est, verso Brescia, dove alla Ford Truckers troviamo ad accoglierci Alice Pulici. Il gruppo Brixa Finanziaria ha deciso di rafforzare i propri investimenti nel settore dell'automotive attraverso la costituzione di una nuova società, Ford Trucker by B-Truck, costituita appositamente per la commercializzazione del marchio Ford Trax. La nostra limited edition si rivolge a quei clienti più esigenti. Abbiamo utilizzato dei toni di colore che richiamano alla storia sportiva del marchio, sottolineando tutti i dettagli di design della cabina. Stiamo per completare questo primo giro di appuntamenti con i dealer FTrax Italia. A Padova, Verona e Vicenza c'è l'Atlante Industriali, dove conosciamo Alessandro Bisaccia. Il rapporto tra Atlante e Ford Truck Italia è nato quasi per caso un anno fa. Siamo stati contattati direttamente da Ford Turchia perché la stessa aveva sentito parlare bene del nostro dealer e quindi ci hanno cercato. Da subito ci siamo accorti che questo nuovo brand poteva essere veramente un punto di svolta sul mercato del veicolo industriale. Rappresenta un'assoluta novità, ci siamo innamorati del prodotto e abbiamo pensato che per la nostra zona di competenza, quindi tutto il Veneto, questo prodotto fosse veramente il prodotto giusto. Ciao, sono Claudio. Andiamo a far conoscere la nuova Ford FMAX. Il nostro viaggio non è finito. Insieme a Claudio, il nostro driver Ford, andremo a far conoscere l'FMAX agli autotrasportatori di tutta Italia. Molti autisti avevano visto l'FMAX soltanto in foto, su internet o su Tuttotrasporti. Qualcuno ne aveva già incrociato uno in autostrada. Quasi tutti lo trovano più bello dal vivo e originale nel disegno. Colpisce la sua mole, che a Fabio ricorda il glorioso Transcontinental degli anni 70. In cabina piace molto lo spazio orizzontale e verticale. Ha molto spazio per le gambe, secondo Maddalena, che guida e viaggia con il suo compagno Federico, rimasto molto impressionato dall'ampiezza del frigo. Per Marco, un punto a favore è invece l'ampia escursione del volante. È altissimo, secondo Milan, che pure è alto quasi 1,90 m. Per qualcuno, come Gian Battista, il ritorno dei camion Ford è una vera sorpresa. Non lo conosceva e apprezza moltissimo il cruscotto.
tutto sotto controllo a colpo d'occhio. A Mirel piace molto il vano portascarpe a tenuta ermetica sul terzo gradino. Per Francesco, con il disegno hanno fatto proprio un bel lavoro e hanno ottenuto più spazio di qualsiasi altro modello. Luca profetizza per l'F Max un grande successo, mentre per Sorin il nuovo Ford è proprio bello perché riprende tutte le cose degli altri camion ma non somiglia a nessuno. Il nostro primo viaggio nel mondo Ford Trucks termina qui. Quello dell'F Max invece è solo iniziato.